Prima di tutto, noi siamo un popolo che adora a Dio. Noi adoriamo Dio che è amore, che in Gesù Cristo ha dato se stesso per noi. Si è offerto sulla croce per espiare i nostri peccati e per la potenza di questo amore è risorto dalla morte e vive nella sua Chiesa. Noi non abbiamo altro Dio all'infuori di questo. Quando all'adorazione del Signore si sostituisce l'adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all'interesse personale e alla sopraffazione. Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e di violenza. La vostra terra, tanto bella, conosce i segni e le conseguenze di questo peccato. La 'ndrangheta è questo, adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no. La Chiesa, che è tanto impegnata nell'educare le coscienze, deve sempre di più spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo chiediamo i nostri ragazzi, ce lo chiedono i nostri ragazzi, ce lo domandano i nostri giovani, bisognosi di speranza. Per poter rispondere a queste esigenze, la fede ci può aiutare. Coloro che nella loro vita hanno questa strada male, strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. L'andrangheta, come ogni forma di delinquenza organizzata, non si nutre solo di soldi e di malaffare. Si nutre anche di coscienze addormentate e perciò conniventi.